il mio primo incontro. Per la paura, però, tiro via il braccio dallo scoglio, ma lo faccio maldestramente e mi faccio un taglio di 10 centimetri. Comincio a perdere sangue. Vedo il sangue che mi esce dall'avambraccio, guardo lo squalo e penso: è finito. Io sono Alberto Luca Recchi e questo è Un mare di storie. Passeremo un po' di tempo con gli squali. Vi va? Io con gli squali ci ho passato 40 anni e ne ho ancora voglia. A loro ho dedicato centinaia di immersioni, di articoli, di incontri, due documentari, un libro con Piero Angelo, una mostra al Palazzo dell'Esposizione di Roma e all'Arengario di Milano, pure un musical al Sistina. E di tutto questo sono molto grato al destino. Sì, al destino. Perché solo così posso spiegare l'incontro che mi ha permesso di fare la vita che volevo fare. Anche se è uno di quegli incontri che non vorrebbe fare nessuno. Ma si sa com'è la vita. Era il 1975, l'anno in cui uscì il film Lo squalo di Spielberg. Io non l'avevo ancora visto perché in Italia non era ancora uscito. Ma non si parlava d'altro. Avevo esattamente 20 anni, facevo lo studente di giurisprudenza e con tutti i risparmi della mia adolescenza mi ero appena dato il primo premio della mia vita. Avevo cominciato a lavorare presto, io d'estate a 15 anni come lavapiatti, poi ho raccolto carrelli nei parcheggi dei supermercati, lavorato alla catena di montaggio di una fabbrica di sciroppi, poi davo lezioni di nuoto, di tennis, insomma mi davo da fare. Il mio grande desiderio sarebbe stato il motorino. Ma i genitori me l'avevano proibito perché era pericoloso. Così passai al secondo desiderio, un viaggio in Polinesia. Per fortuna i miei non potevano immaginare quello che sarebbe successo. Perché la Polinesia? Perché io ero cresciuto a pane documentari e la mia fantasia mi portava dove le foglie delle palme sfioravano l'acqua, che peraltro non sapevo fosse così azzurra, perché la televisione del salotto era in bianco e nero. Nell'Italia degli anni 70, i mari del sud erano luoghi più che esotici. Murea, Rangiroa, Bora Bora, erano nomi che evocavano sogni, posti dove andavano Gauguin e James Bond, non degli italiani in vacanza, e tantomeno un ragazzo di Roma. Parto dunque per il viaggio dei miei sogni, le tuamo tu. La mia meta è Manihi, Manihi. Difficile pure da pronunciare. Lì avrei trascorso un mese. Ho scelto Manihi perché la immagino più selvaggia delle altre, più lontana, sconosciuta, scollegata. Un'isola che dici il nome e nessuno l'ha mai sentita. Roma, New York, Los Angeles, Tahiti. Quindi un paio d'ore di volo su un piccolo idrovolante a elica, da 4 posti mi sembra, e sono lì. Manihi sarà grande come l'isola del Giglio. Solo un centinaio di case intorno alla pista dove atterro, poi via anche da lì verso il villaggio più sperduto. Se avventura deve essere, che avventura sia. Affitto una capanna di bambù sulla spiaggia, a 10 minuti più o meno, a piedi da una locanda che vende prodotti alimentari, alcol, tabacco. Non lontano c'è una fontana di acqua dolce, così preziosa che la piccola comunità di una 20ina di persone che vive lì mi raccomanda di usarla con parsimonia, un secchio o 2 al giorno, non di più. L'indispensabile, quello che serve per cucinare e per una doccia. Fila di palme, capanna in riva al mare. Il massimo sarebbe poter mangiare la sera quello che tiro fuori dal mare durante il giorno. Per 2 giorni provo a pescare, ma non prendo nulla. Non è che ci si improvvisa pescatori. Poi mi viene in mente il consiglio di un amico pescatore subacqueo dell'Argentario, che mi diceva: il modo più semplice per pescare è prendere gli animali con le mani. Certo, non tutti. Un pesce non lo prenderai mai, ma un animale fermo nella tana, come un'aragosta, sì. Se sai però come fare. Non è facile. Non è che prendi le antenne e tiri, perché lei si stacca le antenne e indietreggia nella sua tana e tu ti ritrovi con le antenne in mano e avendo fatto la figura del fesso. Il sistema, mi aveva spiegato il mio amico pescatore, è fare il contrario di quello che ci sembrerebbe ovvio fare. Anziché prendere le antenne e tirare, bisogna spingerle verso la tana,
A quel punto lei, o lui, le aragoste sono maschi e femmine, per resistere punta le zampe e spinge verso di te. È in quell'istante che tu, zac, tiri uno strattone e ti ritrovi la aragosta in mano. Oggi non lo rifarei più, ma a quel tempo, ahimè, ero cacciatore. Il giorno dopo lascio la riva e nuoto fino alla barriera. Saranno 200 metri, non di più. Porto con me un retino attaccato alla vita dove spero di mettere le prede. Faccio brevi apnee e passo in rassegna ogni spaccatura che incontro nella roccia. Finalmente, a 5 metri di profondità, vedo due antenne chiare che roteano nell'acqua. Sono lunghe come il mio avambraccio, vuol dire che è grossa. La vedo già alla brace e immagino anche di invitare un vicino gentile che il giorno prima mi ha regalato mezzo barattolo di caffè e prestato pure una vecchia caffettiera, spiegandomi che lui ha la pressione alta ed è meglio che non ne beva più. Già immagino la sua faccia quando mi vedrà tornare con una preda così gustosa. Inizio la procedura. Prendo le antenne, spingo, ma la aragosta non fa resistenza. Continua a spingere. Ma la fessura della roccia è profonda e mi ritrovo con tutto il braccio dentro lo scoglio. Improvvisamente la luce cambia e mi sento in ombra. Dietro di me c'è qualcuno. Strano, ero solo. Giro la testa e vedo un grande squalo. Non so che squalo fosse, allora non capivo nulla di squali, ma so che era più grande di me. Da dove è spuntato? E chi lo sa? Lui non ringhia, non ruggisce, arriva sempre in silenzio. Mi spavento da morire, perché non ho mai visto uno squalo, così grosso poi. Di fatto, ci guardiamo giusto una manciata di secondi, perché lui non si ferma neppure, si limita a seguirmi con l'occhio. Per la paura, però, tiro via il braccio dallo scoglio, ma lo faccio maldestramente, e mi faccio un taglio di 10 centimetri. Comincio a perdere sangue. Vedo il sangue che mi esce dall'avambraccio, guardo lo squalo e penso, è finita. Tutti sanno che il sangue attira gli squali e li scatena. Lui invece rotea l'occhio, continua a guardarmi, mi ripassa a fianco e prosegue per i fatti suoi. Torno a riva, bianco come uno straccio, ma con il braccio rosso di sangue. Un infermiere locale mi ricuce la ferita. Sto qualche giorno in convalescenza a ripensare alla grande fortuna che ho avuto, ma anche al fatto che non mi abbia attaccato. Penso, vedi, tu la situazione più pericolosa l'hai appena vissuta. Eri da solo, lontano da riva, in apnea, eppure ferito. Cos'altro ti deve succedere di più? Così, appena guarito, decido di andare a ritrovare quello squalo, quello lì, quello che mi ha graziato. E per una settimana torno tutti i giorni davanti a quello scoglio. Te rivedo anche la mia aragosta, lei è ancora lì. E io lì la lascio. Ma il mio primo squalo non lo incontro più. E continuo a pensare, forse lo squalo non è quel mostro che pensavo e che tutti ci raccontano. Forse è solo un pesce. Forse quello che ci hanno raccontato film e romanzi è per lo più fantasia. Non è il vero squalo, ma la sua caricatura. Lo so, dirlo oggi sembra una banalità, chi va sott'acqua lo sa. Ma allora l'idea che lo squalo non sia un assassino perennemente affamato era assurda, rivoluzionaria. Così, per la prima volta, mi venne in mente di andare a cercare gli squali nei mari del mondo per vederli, fotografarli e per far sapere a tutti quello che avevo appena scoperto. Ma questo lo farò più tardi, una decina di anni dopo, quando la voglia di esplorare i mari del mondo vincerà sulla carriera nel mondo della finanza che la mia laurea in legge mi aveva procurato. Solo che, solo una decina di anni fa, qualcuno mi ha spiegato perché quel primo squalo mi risparmiò. All'epoca non si sapeva ancora, ma il sangue umano non attrae più di tanto gli squali. Il loro olfatto raffinatissimo distingue il tipo di emoglobina e di aminoacidi e se non è proprio affamato, ti scarta come preda. Se fosse stato sangue di tonno, invece... Insomma, bella fortuna, vero? Anzi, fortuna doppia, altrimenti non avrei vissuto questa vita e soprattutto non avrei conosciuto tutti gli squali di cui vi voglio raccontare nelle prossime puntate.
Un mare di storie, la prima serie di podcast che racconta la vita che nuota.